La cooperativa fin oggi, durante la ricostruzione del Galli, si è occupata delle parti esterne del teatro. Igienizziamo tutte le settimane l'aria esterna, abbiamo visto crescere, diciamo, questo cantiere nel corso di questi anni, e in qualche maniera è stato dato da parte della Formica un contributo in riferimento alle pulizie, eccetera. Oggi però la Formica entra nel teatro. Qual è l'iniziativa organizzata oggi per i soci e i familiari? Sì, volevamo organizzare, nell'ambito di un discorso di welfare aziendale, un momento con i nostri soci, i lavoratori, con le loro famiglie, e l'idea, insomma, di venire a visitare il Galli è nata dal fatto che comunque noi in centro storico, i nostri lavoratori ci siamo tutti i giorni nell'ambito della raccolta dei rifiuti, nell'ambito dello spazzamento della strada, della piazza, e tra l'altro tutti i giorni veniamo a pulire proprio anche queste gradinate che danno accesso al teatro. Ed era quindi l'occasione per dare modo a questi nostri ragazzi di poter visitare questo teatro che è riaperto e che dà tanto lustro alla nostra città, e dar modo quindi di visitare da dentro anche questo monumento oggi della nostra città. Qual è il gruppo di soci e familiari che oggi siete riusciti ad organizzare? Allora, il coinvolgimento è stato molto elevato, e soprattutto perché si sono coinvolti e hanno deciso di partecipare in questa domenica pomeriggio soci storici della cooperativa, ma anche ragazzi più giovani che sono, diciamo, al primo rapporto lavorativo, e hanno portato le famiglie, quindi le mogli e i figli, quindi un momento davvero di socializzazione, di relazione importante, ecco, tra le formiche, ecco, questo lo oserei proprio dire, quindi un modo davvero di socializzare, di stare insieme al di là appunto del tempo che ci coinvolge, che è tempo lavorativo alla fine, ecco. Quindi hai parlato di un rapporto particolare che lega così la cooperativa con il centro storico, quindi oggi, diciamo, una conferma ulteriore di questo rapporto, ma qual è l'importanza di questi momenti diciamo paralleli al lavoro, di condivisione? Innanzitutto conoscersi, quindi entrare in relazione è molto importante. Anche le famiglie in queste occasioni possono entrare in contatto con i colleghi dei propri mariti, dei propri figli, e conoscere anche e capire chi c'è dietro a quei nomi che magari ricorrono, no, nelle nostre case, no? Ah, sei tu, piacere, ecco, quindi entrare proprio in quella, cioè dare volto a quei nomi che si sentono spesso, no, nei nostri racconti, anche nelle nostre case, e poi fare gruppo, fare squadra, unirsi, compattarsi, e questo nasce proprio dal conoscersi, dal frequentarsi, anche in momenti come questi extra lavorativi, che hanno un enorme valore per la crescita del gruppo, della squadra e delle persone, perché tutto parte dalla relazione, dallo stare bene tra colleghi e tra persone che, al di là di un momento lavorativo, condividono anche un valore che è molto alto, il valore della Formica, è quello anche di dare una risposta a un bisogno di lavoro, e non solo, del nostro territorio. E creare questo momento ha voluto anche dare un'opportunità per tanti che neanche sapevano che cos'era il Teatro Galli, di entrarne a conoscenza, e è una cosa carina così che ci è venuta anche in mente, che magari mentre un turista si appressa all'ingresso del teatro e si chiede che cos'è, anche il nostro ragazzo che sta spazzando davanti al monumento, al teatro, è in grado di dire che cos'è e il valore che ha per la nostra città questo luogo ritrovato. Quindi un momento di relazione, ma anche capacitante, di conoscenza, perché non è solo lavoro la Formica, ma è anche aumentare le competenze e le conoscenze dei nostri ragazzi. Come è organizzata la giornata di oggi? La giornata di oggi è stata molto partecipata, abbiamo dovuto organizzare ben 3 gruppi per la visita del teatro. I gruppi sono all'incirca di 26-27 persone, e come dicevo, la composizione dei gruppi è molto mista, perché abbiamo dei soci storici della cooperativa che hanno colto l'occasione per incontrarci, insomma, per avere questa domenica pomeriggio di svago insieme, e abbiamo anche lavoratori appena arrivati in Formica che hanno colto l'occasione per conoscere meglio quelli che sono, insomma, i loro colleghi, le persone che compongono la Formica.